devo ricordarvi assolutamente di seguirmi su tutti gli altri social. Trovate tutti i link in descrizione, dalla mia pagina Instagram alla mia pagina Twitter, e anche ovviamente girate sul mio server Discord, seguitemi su Twitch, tutto in descrizione ragazzuoli, mi raccomando, è importantissimo, perché soprattutto Twitch, Instagram e Twitter sono i main social che utilizzo sempre tutti i giorni, e tra l'altro mi raccomando, tutto in descrizione, seguitemi ora! La tier list, ragazzi, è questa, tranquillamente. Per quanto mi riguarda, vi dico ad ora i gacha che mancano e dove andrebbero, ok? Allora, manca, partiamo, cerchiamo di andare per un filo logico. My Hero Academia è The Strongest Hero. My Hero Academia è The Strongest Hero, purtroppo va in... beh, ci sta. Perché purtroppo era un gameplay ben fatto, il gioco ci stava, ma gestito malissimo. Quindi il gioco che ci stava promettente è completamente distrutto dalla malgestione. Quindi The Strongest Hero va in beh, ci sta. Poteva andare in da provare se non fosse mai decaduto a livelli infiniti. Poi abbiamo Ultra Impact, direi Ultra Impact a differenza dell'altro da provare, perché Ultra Impact comunque è più semplice e secondo me da provare, è carino, è divertente, è veloce, è rapido, è bellino, è intrattiene, è un'altra cosa, è un'altra cosa. Ed è leggermente gestito meglio comunque le Bandai, quindi questo assolutamente, mandato, grazie. No, aspetta, secondo il Link, sì, fratelli di schifo, no, si scherza. Poi abbiamo Slime Sekai Memories, direi che va in figo, tranquillamente. Slime Sekai Memories, al contrario di The Strongest Hero, ha avuto l'esatto opposto. Anzi no, sono confuso. Slime ha avuto l'esatta cosa di The Strongest Hero, e che va in figo Slime Sekai Memories, perché anche lì c'era dietro Bandai come MHK, però non è stata in grado di gestire il gioco. Perché il gioco ci stava, il gameplay ci stava, tanti bug corretti nel tempo, ok. Sul desktop, su Boostax non si gioca, perché è vero, non si gioca, 50 fps o 30 fps o 20 quando va male. Quindi non si gioca. Il problema è la malgestione dei contenuti e degli eventi in game. Non puoi farmi i mesi suddivisi in elementi quando poi il mese successivo rende inutile il pull sui personaggi del mese precedente, rendendo indispensabili quelli del mese stesso e con eventi identici a quelli del mese precedente, semplicemente cambiando il colore del type. È una cazzata. Punto. A questo punto facevi come tutti i gacha, che fa uscire un giorno una cosa, un giorno un altro. Punto. Questo è il punto di Slime. Poi abbiamo, chi abbiamo? Punishing Dr. Stone, tranquillamente. Punishing Dr. Stone. Poi abbiamo Overlord in meme. Overlord va in meme. AFK Arena va in da provare. Chi manca poi? Non mi ricordo. Porco due. Cazzo manca. ReZero nuovo va in figo, tranquillamente. Boh, non mi ricordo, porco due. Jumputiros va in... beh, ci sta. Divertente che gioco, che carino, con tutti i personaggi anime del V-Jump. Dr. Stone ovviamente va in Dr. Stone, poco da fare. Non c'è molto, molto da dire. Ora vi leggo, ragazzi, fatemi un attimino... Shinobi Master va in... ci sta, ovviamente in gameplay del cazzo, l'ho cambiato ovviamente con le waifu, quindi nulla è eccezionale, col gameplay che è automatico, nulla è eccezionale, va in beh, ci sta, se volete provare il gioco delle waifu, basta. Mythic Heroes va in meme, perché dopo due giorni ti rompi il cazzo. Cookie Run Kingdom va in meme, stesso ragionamento. Saint Seiya Legend of Justice va in da provare, secondo me, assolutamente. Poi abbiamo direi che manca, basta. Non c'è più niente. Che manca? Bella Dangerous, bella Step. Konosuba va in meme tutta la vita, perché anche lì dopo tre giorni ti rompi il cazzo. Gioco tutto uguale, defaduose, basta, vai in meme. Marvel Future Revelation va in Dr. Stone. E poi, ragazzi, non ho più in mente i giochi.
Cioè, non ho più in mente i gacha che ho provato. Cioè, dovrei andare a vedere un attimo solo sul mio canale YouTube nella sezione Gacha Try per vedere un attimino quale giochi ho portato nel corso del tempo e vedere un attimino chi mancherebbe in caso. Comunque penso di aver detto bene o male tutti. Penso. Tanto One Punch, quello nuovo c'è, se non mi sbaglio, sì. Fammi vedere, Gacha Try. Ah, beh, ragazzi, Fullmetal Alchemist, meme totale, imprescindibile, figuriamoci. Gacha di Tower of God, anche quello in meme, figuriamoci di volte. Poi che abbiamo? Boh. Sì, basta. Abbiamo questo, è vero. Non mi ricordo il gioco, vabbè, sti cazzi, non mi ricordo il gioco, ragazzi. Vabbè. Aspetta, mi vede un attimo. Cos'è che ma? Ah! Disgaea, meme. Disgaea RPG, meme. Meme totale. Basta. Sinceramente basta. Ah, sì, abbiamo Shin Megami Tensei, raga. Shin Megami Tensei, Dr. Stone, ma diretto, viaggio all'isolata, The Alchemist Code, meme, anche quello, vai, aggiungiamo robe, la faccio io la tier list, Shaman King, raga, Shaman King, com'è possibile dimenticarsi di Shaman, meme totale, meme, fa schifo al cazzo, meme, e poi non ho ricordo di altro, dovrebbero essere finiti qua i gacha, ragazzi. Dovrebbero essere finiti qua. Sì, dovrebbero essere finiti qua. Il gioco di Naruto diamo per scontato che sia Blazing. In caso non sia Blazing è da togliere, perché non ho giocato altri io. Quindi, questa è la tier. Ovviamente poi su Instagram ve la farò uscire con tutti. Con tutte le immagini a riguardo. Sì, lo so che è chiuso, lo so, però in questo tier era presente, così come per Sao Memory of the Frag, tra l'altro sono accanto, cioè se non l'ha accanto, di conseguenza l'ho messo accanto pure io. Bleach 3D non l'ho mai giocato, quindi non lo metto in conto, tra l'altro non c'è nemmeno, perché poi comunque nella tier list gacha, non lo so, me l'ho comunque valutato, perché tanto non è un gacha, ma era in tier, l'ho messo, già provato Sever Mortal Sin, e anche questo non c'è nella tier, Sever Mortal Sin, ragazzi, ci mettiamo pure quello, vai meme anche quello, perché... Curiamoci, altro gioco del cazzo. Meme pure quello. Tutto bene, Dylan, tutto bene. Ninja volte ci laga giocone provate. A me non piace. Non ho mai avuto l'idea di scaricarmi un gioco di Naruto, perché sinceramente ho poco voglia di giocare un gioco di Naruto. Urtax, no, non l'ho visto, l'ho vista, che c'è la sezione anche per questo. Non lo sapevo che c'è. E cliccando il tasto arancione la scarico, no? Quinta fila riga 2. Questo? È questo? Non mi ricordo di cuna. Ripeto. Se è questo lo metto in meme subito. Oh, è questo. Vai. Ripeto, ragazzi, non mi ricordo di tanti, non me ne ricordo di come. Il gacha di Sao, quello è Memory the Frag. Palesemente l'unico è Centi, tra l'altro, ed è chiuso. Marvel Contest of Champion Best Gacha. Oh, ma dove? Ma cosa? Comunque, ragazzi, ripeto, su Twitter e su Instagram, come post, vedrete la tier finita con le icone dei gacha mancanti che avevamo provato, e quindi è una tier generale di tutto quello che in teoria abbiamo provato. Legends da estinguere. Addirittura c'è chi dice da provare invece Legends è da estinguere. Let's go. LOL. Fate è uno dei best gacha. Fate è uno dei pochi giochi insieme a Genshin Impact e boh, ok, che si avvicina di più a uno dei ai giochi seri. Ed è la verità.
entrambi Genshin Impact e Fate, volendo anche Grand Cross, sono uno dei pochissimi, sono tra i pochissimi gacha che si avvicinano di più ai giochi serie per console PC. Per alcuni aspetti è il più importante secondo me, che come nei giochi AAA, nei giochi story driven, queste cose qui, sono tra i pochi giochi dove seguire la storia, ascoltare la storia, leggerla, viverla, seguirla, ha senso così come nei giochi importanti. Tutti altri giochi non sembra un cazzo, Docker non sembra un cazzo. Ah, e ci aggiungo anche Kingdom Hearts, perché Kingdom Hearts era molto importante e canonico, tra l'altro. Altri giochi, Pokémon Masters, Princess Connect, Attack on Titan, non servono un cazzo, prevalentemente. Così come Grand Cross, volendo, lo potremmo levare dal conto di questi qua. Perché anche lui è un copiare quello che abbiamo visto nell'anime, quindi non è che ha molto senso, non è che ha senso quello che ho detto, mentre per giochi come Fate, che è un'inventiva, cioè Fate ragazzi è il più importante di tutti sotto questo punto di vista, che esce qua, la inventa, ed è storia che la gente vuole capire, quindi esattamente come un gioco vero, e così anche Kingdom Hearts era un capitolo antecedente di tantissimo quello che era la storia di Kingdom Hearts, quindi ci sta tantissimo. Gli altri non ho presenti, e ho detto questi perché sono quelli che più ho giocato, più ho vissuto, quindi... Quindi Genshin best gacha? No, rimane comunque lì. Però come valore ad onorem, così dire, se si può dire, capite il senso, è questo. Cioè, quando un gioco ha la storia che ti intrattiene, che ti fa venire voglia di seguirla e che la segui con voglia, è un gioco che di base ha il potenziale di essere.